Psicologo, consulente di molti comuni, responsabile dello sportello di ascolto per alunni, genitori e docenti, collaboratore in qualità di esperto con l'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e con numerose diocesi, parrocchie, enti e istituti religiosi italiani. Il professor Ezio Asceti è stato relatore della conferenza che si è tenuta a Val di Brana sul tema Il gruppo dei pari, occasione di crescita, strategie utili per stabilire relazioni. Una chiacchierata con genitori e ragazzi. L'intervento è legato all'amicizia, che è il fondamento della pace, che è il fondamento di un mondo molto migliore. Il grande sbaglio che noi facciamo oggi è pensare di parlare sempre delle difficoltà, delle guerre e tutto. Ci sono tutte le guerre, però noi passiamo un sacco di tempo a parlare ai ragazzi che tutto va a rotoli. Invece bisogna dare delle luci. Il modo migliore per gestire qualsiasi inconveniente, qualsiasi disastro, è investire sul positivo e sulla luce. Vede, se io ho un cielo nuvoloso e mi metto a tirar via tutte le nuvole, non finisco più. Se io invece gli metto un pochino di luce, si dissolve tutto, si dissolvono tutte le nuvole. Così è con i nostri ragazzi, con i nostri giovani. Continuiamo sempre a rimproverarli, a dirgli quello che non sanno fare, a considerarli dei delinquenti. Invece diamogli luci. Siamo noi grandi che abbiamo smesso di dare le cose vere. Io ho parlato di questo ai ragazzi e i ragazzi l'hanno colto, perché a forza di dare luce loro poi saranno in grado di costruire un mondo pieno di pace e di relazionalità positiva. L'evento è stato organizzato dall'associazione To Groove Pistoia nell'ambito della terza edizione delle conferenze in musica La bellezza salverà il mondo. Quest'anno c'è stata una richiesta da parte delle famiglie che gli anni scorsi hanno seguito l'educazione ad affrontare il tema che è caldo, che è quello del bullismo. E a noi come associazione ci è piaciuto fare una riflessione sempre sul positivo, quindi ci siamo domandati cos'è che può contrastare il bullismo e è venuto fuori l'amicizia e le relazioni vere. E siamo particolarmente contenti perché ha coinvolto questa esperienza anche altre realtà, appunto il Comitato dei Genitori dell'Istituto Comprensivo Galileo Galilei, le scuole, gli insegnanti, gli educatori. È una dimostrazione concreta per i nostri ragazzi che si può, al di là di quelle che sono le differenze, stare insieme e costruire delle belle relazioni.